Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Ospite in studio con noi oggi è Jacopo De Pasquale, che è il bibliotecario del seminario gregoriano. Bentrovato De Pasquale. Salve a tutti. Questo perché si è appena conclusa di recente un'importante mostra che è stata ospitata proprio al seminario di Belluno e quindi uscimmo a rivedere le stelle, una mostra che voleva celebrare, diciamo, i 700 anni dalla morte di Dante. Ma lasciamo subito la parola quindi a lei, De Pasquale, per raccontarci quindi questa iniziativa, questa progettualità, un pochino trarre il bilancio, ecco. Grazie mille intanto di avermi invitato, sono molto contento di raccontare questa esperienza che ci ha accompagnato nell'ultimo mese, anche se in realtà l'idea è iniziata a passare, diciamo, tra le varie persone interessate già l'anno scorso. Comunque è stato un mese molto intenso, la mostra era aperta nei weekend fondamentalmente, che ha portato, e la cosa ci ha stupito tantissimo, addirittura 400 persone a venire a visitare gi ambienti del seminario, ammirare le opere di Graziano Damerini, questo famoso artista bellunese, ma soprattutto ammirare il Codice Lolliniano 35, questa copia tra le più antiche, della commedia di Dante Alighieri. Ecco, allora, una mostra che quindi esponeva questo codice, ma non solo, giusto? Sì, la decisione è stata quella di non focalizzarsi solo sull'aspetto librario, anche se era l'elemento preponderante. Abbiamo esposto all'interno del chiostro gotico del seminario una serie di opere di Damerini che sono state, diciamo, abbinate a dei versi danteschi in modo tale da avvicinare le persone alla visione del codice con una, possiamo definirla così, suggestione dantesca. Poi si entrava all'interno di una delle sale adibite all'esposizione dove c'era questo importantissimo codice che abbiamo la fortuna di avere in città e altre opere librarie a carattere dantesco che abbiamo in seminario, intendo una delle prime edizioni italiane delle illustrazioni di Dorè della Commedia e due edizioni Aldini del fondo da borso della Biblioteca Gregoriana. E quindi queste esposizioni sono state fatte, diciamo, proprio in occasione di questo anniversario così importante. Sì, la decisione era quella di celebrare al meglio una delle figure più importanti della letteratura non solo italiana ma mondiale, a mio modesto modo di vedere, ma soprattutto per ridare, come proprio si può capire dal titolo, un segno di speranza, come la cultura può essere un mezzo di speranza in un momento come questo, in cui la pandemia comunque continua a sentirsi. Certo, quindi un'occasione di rinascita, infatti, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, questo è il titolo della mostra, che viene ripreso proprio un versetto della Divina Sì. Commedia. È il versetto finale dell'Inferno, il momento in cui Dante esce dall'Inferno e esce nuovamente a rivedere le stelle. Il titolo è stato scelto dal rettore del seminario, Monsignor Giorgio Lise, che ha voluto fin da subito dare proprio questa idea di speranza al visitatore, come se la cultura e la spiritualità, che comunque sottende a un'esposizione del genere, possa dare aiuto alle persone in questo difficile momento. Questa mostra è stata ospitata comunque in un luogo che già di per sé vuole essere un segno di speranza anche per le future vocazioni. Sì, certamente. A me piace molto l'espressione usata proprio da Monsignor Lise, cioè il seminario deve essere nuovamente il cuore pulsante della diocesi e della provincia e della città di Belluno, perché è un luogo con una storia eccezionale, partita addirittura nel 300 come convento francescano, è andata sempre avanti con anche momenti alterni, ma che comunque ancora oggi continua a testimoniare l'enorme importanza spirituale e culturale della nostra città e della nostra diocesi, insomma. Grazie all'aiuto della regia stiamo vedendo in questo momento anche alcune immagini che rappresentano proprio il seminario, questo luogo bellissimo, insomma, che abbiamo qui sul nostro territorio e poi la mostra, questa mostra che, come ricordava lei, De Pasquale ha visto diverse centinaia quindi di utenti, ma se dovessimo così tracciare il profilo dei visitatori, De Pasquale, che cosa possiamo dire? Sono stati principalmente i bellunesi che sono venuti a far visita alla mostra o c'è stato qualche turista No, ci anche? sono stati anche tanti turisti, anche persone venute dall'estero che vedendo la porta che dà direttamente sul chiostro gotico aperta, porta che di solito è chiusa, mettevano dentro la testa e rimanevano ammirati nel vedere un luogo così bello, perché a mio parere
non è solo la mostra in sé la bellezza, è anche proprio la struttura, è una struttura eccezionale che molti bellunesi neanche conoscono in realtà, quindi l'idea che c'era alla base era quella di far conoscere nuovamente alla città questo luogo eccezionale. Ma diciamo che a mio modo di vedere ci sono stati vari profili di persone. Ci sono stati anche dei bambini, è stato molto bello spiegare come una volta si copiavano i libri, per dire, o anche persone di tutta l'età, persone che frequentavano il seminario quando erano studenti del liceo Lollino, per dire. Quindi abbiamo trovato veramente una vasta tipologia di persone, ma su tutti posso dire che è rimasta la meraviglia di vedere un pezzo come il Lolliniano 35. Che ovviamente l'elemento, il tesoro, ecco, principale, che era in esposizione appunto. E diciamo, in questa occasione anche un modo per la biblioteca stessa, se vogliamo, di mettersi ulteriormente in luce e di rendersi così fruibile anche alla popolazione. Sì, certamente, infatti uno scopo secondario era anche quello di far conoscere l'enorme patrimonio librario presente in seminario, quindi la Biblioteca Gregoriana e la Biblioteca Lolliniana, che in realtà è di proprietà del capitolo della cattedrale ed è in seminario solo ospite, che è una biblioteca aperta solo per gli studenti, per gli studiosi e gli studenti che ne fanno richiesta. In realtà noi volevamo essenzialmente far conoscere la Biblioteca Gregoriana, che è la biblioteca del seminario, oltre agli 80.000 e 90.000 volumi di patrimonio, che dal 2015 è comunque all'interno dell'Indice Nazionale Biblioteche. Grazie a dei finanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana stiamo, diciamo, rimettendo in online tutto il patrimonio per renderlo disponibile a tutti, fondamentalmente. E su questo state continuando a lavorare, giusto? Sì, Sul ogni. riuscire ad avere ulteriori finanziamenti proprio per migliorare quella che è Sì, l'offerta, giusto? certamente chiediamo finanziamenti principalmente alla Conferenza Episcopale Italiana che da anni valorizza questo genere di intervento. Poi abbiamo chiesto finanziamenti anche al Ministero dei Beni Culturali, al BIMPIAVE, insomma stiamo cercando di migliorare il servizio ma soprattutto anche la struttura. Recentemente abbiamo installato, per dire, degli scaffali su rotaia nel deposito in modo tale da diminuire lo spazio relativo alle strutture, ma aumentare il numero degli spazi per i libri, perché uno dei problemi fondamentali delle biblioteche è dove mettere i Certo, libri. certo. Senta, De Pasquale, ovviamente immagino ci siano anche dei laureandi che consultano magari le opere per riuscire a svolgere i loro lavori, le tesi, diciamo così, per i nostri giovani, Sì, appunto. infatti faccio l'invito a tutti di mandarci una mail perché noi siamo disponibili, noi abbiamo un patrimonio, come ho detto prima, molto vasto, naturale, l'elemento principale è l'elemento legato alla teologia e alla filosofia, però abbiamo anche molti libri di storia locale. Per dire, stamattina, prima di venire qui, ho seguito uno studente dell'Università di Udine per una ricerca legata alla figura degli angeli nella Bibbia. Quindi abbiamo tanto materiale e tanta voglia comunque di renderlo disponibile. Certo. Segnalo, per dire, la collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose Belluno Treviso Vittorio Veneto, che è fondamentale per noi per rimanere aggiornati per quanto concerne le ultime uscite in ambito teologico, Certo, insomma. e queste insomma sono davvero delle ricchezze alle quali insomma poter fare riferimento per i nostri giovani. Quali sono, diciamo così, i progetti futuri per questa mostra, per questa esposizione? Avete idea, diciamo così, di fare magari qualche replica? Sì, il successo è stato grande e quindi abbiamo deciso di riproporla per le scuole, probabilmente dopo che il codice tornerà da Feltre, perché in questo momento il codice è a Feltre, fare una esposizione magari più piccola per le scuole, per far conoscere comunque l'evoluzione del libro da semplice bene di lusso a un mezzo di comunicazione ancora fondamentale. Inoltre, sempre in ambito dantesco, proporremo sempre nel primo autunno, sperando che la pandemia non ci blocchi di nuovo tutto, una giornata di studi con importanti professori universitari del settore. Inoltre abbiamo in mente comunque di fare una serie di eventi musicali, di fare anche altre esposizioni per altri anniversari che verranno nei prossimi anni. Vogliamo aprire le porte, cioè l'idea di base è questa, perché un bene culturale
finché rimane chiuso, ha un valore sicuramente economico e anche in parte culturale, ma perde il suo valore spirituale, ma anche civile che deve avere. Senta De Pasquale, lei parlava appunto, accennava al comune di Feltre, adesso la mostra è stata spostata appunto a Feltre, proprio perché c'è questo connubio speciale che Sì. vi ha visto, diciamo così, adoperarvi, lavorare assieme anche con l'amministrazione feltrina. Sì, devo ringraziare ufficialmente l'assessore del Bianco e Monsignor Giacomo Mazzorana che si è fatto da tramite. Infatti, il codice, finito l'esposizione qui a Belluno il 18 di luglio, da venerdì scorso, quindi dal 30, è esposto al Museo Diocesano di Arte Sacra assieme a due busti del Canova. Un allestimento diverso, ma volto proprio alla valorizzazione di questo importante bene librario che abbiamo in provincia. L'idea alla base era quella che Dante potesse unire veramente le due realtà cittadine di Belluno e di Feltre per il tramite del Museo Diocesano e del Seminario Gregoriano, insomma. Ecco, ci sono anche tanti riferimenti comunque che collegano appunto la figura del sommo poeta ad entrambe le città. A Belluno non ha nessuna citazione, cioè Belluno ha la fortuna di avere questo codice probabilmente dal 500 comunque qui in città. Certo. Feltre ha le due famose citazioni, una che non è sicura, quella Feltro, e l'altra invece quella legata al vescovo Novello che uccise una serie di persone che probabilmente furono proprio imprigionate nel luogo che oggi è il Museo Diocesano, l'antico vescovado feltrino, insomma. Comunque appunto occasioni importanti di riferimento che sono state testimoniate, che sono state ricordate con queste iniziative. E per quanto riguarda invece la collaborazione con le associazioni del territorio, so che c'è appunto l'Associazione Bellunesi nel Mondo che vi ha aiutato a divulgare Sì, ulteriormente. ma è stato molto bello, è stata una delle grandi sorprese di questa esposizione. Infatti, col direttore Marco Crepaz di Bellunesi nel Mondo abbiamo deciso fin da subito di divulgare questo evento anche ai Bellunesi nel Mondo, e con una serie di interviste, anche con una visita guidata ai soci bellunesi, ha avuto un successo strepitoso. Cioè, i bellunesi nel mondo erano felicissimi di sapere, di vedere delle immagini della loro città, ma soprattutto sapere che a Belluno c'era un bene di così grande valore. Spesso, questo è un mio giudizio personale, i bellunesi non sono consapevoli della bellezza culturale che abbiamo in città. E vederlo testimoniato da queste persone che hanno lasciato Belluno, magari anche con fatica e con coraggio, vedere questa grande passione, questo innamoramento, spero che sia anche per tutti noi uno spunto di riflessione sulla bellezza del nostro territorio, insomma. Certo, siamo in chiusura De Pasquale, ma diciamo così, c'è stato molto lavoro ovviamente per arrivare a produrre questa mostra. Cos'è comunque l'elemento che più le ha dato soddisfazione? Ma sicuramente l'elemento che mi ha dato più soddisfazione è vedere i bambini davanti al codice. Lo dico nelle visite successive, l'ho detto a tutti i visitatori, cioè il vedere come un libro vecchio di 700 anni potesse suscitare ammirazione e stupore, perché la cultura deve stupire. E l'intento alla base dell'esposizione era proprio questo: ricreare questo senso di stupore che la pandemia ha in parte affossato, presi, diciamo, come tutti dalle paure, dagli inconvenienti, dalle situazioni che sono nate a causa di tutto questo. Quindi ricominciare a meravigliarsi, a stupire del nostro grande patrimonio e della bellezza che ci circonda, E insomma. coltivare quindi quella speranza, no? Che quindi uscimmo a rivedere le stelle, insomma, ha Esatto, voluto dare. esatto. Grazie ancora Jacopo De Pasquale per essere stato con Grazie a noi. voi. Ovviamente ci ritroveremo in futuro anche per raccontare quindi queste ulteriori progettualità che Volentieri. vedono proprio il seminario gregoriano protagonista. Grazie ancora. Grazie mille a tutti voi, un saluto. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.